300 posti auto in meno a Savona, nel suo centro storico, nel cuore pulsante del centro di Savona, per i lavori in Piazza del Brandale, ed è subito polemica. I lavori di ristrutturazione e imbellimento di una delle più belle piazze cittadine, luogo dall'indiscutibile fascino storico-architettonico nel cuore del centro storico cittadino, a due passi dalla darsena portuale, hanno scatenato l'ira degli automobilisti. Ruspe ed escavatori hanno preso il posto di 300 posti auto, motivo per cui i commercianti, capitanati dall'ASCOM, hanno sollevato un polverone per l'impossibilità, con questi lavori, di trovare parcheggio e dedicarsi agli acquisti per i cittadini, recarsi a lavorare per chi ha un'attività in centro. Alle accuse dell'ASCOM risponde puntuale l'amministrazione comunale, garantendo a fine lavori una zona ben più ampia di parcheggi grazie ad una dislocazione a pettine che utilizzi meglio lo spazio. Nel frattempo, prosegue la difesa di Palazzo Sisto IV, si discute con l'autorità portuale per reperire 200 posti auto nei nuovi spazi portuali. Si può usufruire di Corso Colombo, oppure i 90 posti momentaneamente gratuiti sotto la fortezza del Priamar. E come potete vedere, una delle conseguenze dei lavori di Piazza del Brandale è un congestionamento totale dei parcheggi della zona portuale. Vedete la confusione, vedete il traffico paralizzato, è davvero difficile trovare parcheggio, proprio mentre la città di Savona sta cambiando volto con i lavori di quelle che saranno i due grattacieli di cristallo.